eleggere un presidente della maggioranza, quindi diciamo un presidente che in qualche modo non è figura di garanzia. Buongiorno, sono Gianpaolo Bernasconi, oggi è il 22 maggio 2017, questo giornale di oggi. Volevo dire due cose di politiche. Ho telefonato mezz'ora fa sulla Radio Padania, c'era Pellegrin, e volevo dire due cose. Una sulle intercettazioni. Io ho telefonato a Telecity Gold, aria pulita, alle 8.27 del 17 di mercoledì 17 maggio 2017 e ho parlato delle intercettazioni. E sulle intercettazioni ho detto che in Italia non si intercettano solo gli uomini potenti, ma si intercetta una moltitudine di persone e le intercettazioni vengono fatte nei confronti delle persone più svariate. E questo testimonia ad esempio il caso della società di Binago nel 2010, alla quale lo Stato doveva moltissimi soldi. E personalmente so di essere intercettato e so che le intercettazioni comunque vengono fatte nei confronti di persone ignare, e quindi vengono fatte anche al di fuori dei casi previsti dalla magistratura in Italia. E questa è una prima cosa. Una seconda cosa è il discorso delle intercettazioni non telefoniche, ma le intercettazioni fatte con registratori e registratorini. Le registrazioni di dialoghi che possono venire al bar, che possono venire in cartolerie, dal giornalaio, in altri luoghi, sono all'ordine del giorno. E quindi ad esempio io, andando, per fare un esempio, a comprare un paio di occhiali, posso essere registrato per vedere se pago in nero gli occhiali o altre cose di questo genere. E questo tipo di intercettazioni, che non sono intercettazioni telefoniche, sono presenti ancora in Italia. Poi quindi le intercettazioni sono assolutamente all'ordine del giorno, sia le intercettazioni telefoniche che le intercettazioni non telefoniche in Italia. Poi ho detto a Pellegrin su Radio Padania, lui poi non me l'ha lasciato parlare, che c'è stato un sondaggio che io voto Forza Italia dal 23 marzo del 2016 e che Forza Italia ha superato la Lega Nord. Questi sono dei sondaggi che stanno girando in questi giorni. Pellegrin mi ha contestato, mi ha detto che non è vero. A me risulta che Forza Italia stia superando la Lega Nord. E poi volevo dire che la Lega Nord, andando a fare una politica nazionale, si confonde dal punto di vista del posizionamento di marketing con Forza Italia, quindi perde la sua caratterizzazione nordista. E questo suo perdere il posizionamento di marketing e la sua caratterizzazione nordista, secondo me, fa sì che parecchi voti vadano a Forza Italia e che la Lega Nord inoltre abbia notevoli problemi a penetrare il Sud Italia. Quindi non so se la scelta è stata una scelta vincente. Comunque io voto Forza Italia, confermo il mio voto Forza Italia. Questo è il mio video del 23 maggio 2016, dove dico che voto per Forza Italia e non voto più per la Lega Nord. Quindi secondo me la Lega Nord, avendo cambiato la sua caratterizzazione da sostanzialmente nordista a nazionale, ha perso il suo posizionamento di forza del nord e quindi si diluisce in Forza Italia. Questo è il motivo per cui io adesso voto Forza Italia. Grazie, arrivederci.